Buongiorno gentili telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale. In apertura i contagi da coronavirus sono 625 i nuovi positivi in regione Campania, secondo quanto diramato dall'unità di crisi a fronte di 6.849 tamponi processati per un'incidenza ai test del 9,12%. Dal bollettino si segnalano anche 1.384 guariti e 46 deceduti, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 97 persone a fronte di un'offerta di 656 posti letto, mentre invece per quanto riguarda l'offerta dei posti di degenza ordinaria ci sono 1.402 posti letti occupati a fronte dei 3.160 a disposizione della regione, mentre invece su tutto il territorio nazionale ci sono stati 11.212 nuovi positivi a fronte di 128.740 tamponi effettuati. La percentuale di incidenza al test è calata di oltre 4 punti rispetto alla giornata precedente, passando dal 12,5 all'8,7, anche questo però al maggior numero di tamponi che sono stati effettuati. Per quanto riguarda invece il numero di guariti, sono stati 17.044 e si segnalano anche 659 deceduti. È arrivato questa mattina intorno alle 4 presso l'aeroporto di Milano Malpensa uno dei 6 aerei che portano la prima fornitura settimanale di circa 470.000 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Il carico è stato poi portato fuori con mezzi DHL scortati dalla Guardia di Finanza e della Polizia. Sono 94.770 le dosi che saranno destinate invece alla Lombardia. Secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario Domenico Arcuri, la campagna di vaccinazione si intensificherà proprio a partire da oggi, quando arriveranno appunto le succitate dosi. Buone notizie arrivano anche dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha affermato che ogni flaconcino di vaccino contiene 6 dosi e non 5. Dunque questa ipotesi, che è stata poi confermata, rende più vasta e capillare, dice proprio l'AIFA, la copertura vaccinale, realizzando anche un'economia di scala non indifferente, perché ogni centro che è abilitato alla vaccinazione ne deve essere consapevole e vaccinare naturalmente di conseguenza i cittadini. Ci spostiamo a Napoli perché la forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo ha procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Il mare ha invaso in più punti la carreggiata, portando anche sull'asfalto molti detriti e causando più di una problematica alle autovetture in transito. Il comando della polizia ha disposto il presidio e la chiusura di via Partenope, che è stata poi successivamente riaperta una volta contati quelli che erano i danni. Si sono incontrati anche i ristoratori e sul punto ascoltiamo le parole dell'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio Alessandra Clemente. Dalle primissime ore in prima persona l'amministrazione comunale ha seguito quanto stava accadendo, l'ho fatto attraverso il sindaco che in piena notte è venuto qui per rendersi conto personalmente con la mia collega Rosaria Galero, ed è partito il meccanismo di protezione della città di Napoli, che è garantito dalla protezione civile, dagli operai della SIA, della Napoli Servizi, dell'ABC. In poche ore la strada è stata chiusa e abbiamo messo in sicurezza da quelle mareggiate in primo luogo gli automobilisti e gli scooteristi, e da stamattina, dalle prime ore dell'alba, appena il vento è calato, ci sono state le attività di rimozione di tutto quello che il mare aveva portato sul lungomare, per riaprire al transito dei veicoli in lungomare, e tutte le maestranze del Comune di Napoli sono al fianco delle maestranze dei titolari dei ristoranti per dare il supporto necessario per ripristinare e dare sicurezza a quest'area nel minor tempo possibile e con la massima vicinanza e concretezza operativa che noi abbiamo voluto in questo momento realizzare. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove il sindaco locale Gianluca Festa ha parlato delle disposizioni per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio. Sentiamo. Sicuramente la mia ordinanza in qualche modo ha aiutato, perché seppur sofferta, noi insomma siamo stati da sempre un po' la città
dei brindisi conviviali durante le vigilie, sia il 24 sia il 31, e poi tra poco arriviamo anche alla vicenda 31. Quindi è stata un'ordinanza che certamente non ho fatto a cuor leggero, che però ho reputato necessaria, e devo dire che la risposta dell'intera comunità è stata perfetta. Siete stati esemplari. Ho girato in città sia il 24, per la verità, ho anche fatto un giro il 25 a Natale, anche il 26, per controllare. Non ho trovato alcun problema. Nel frattempo stavo anche raccogliendo qualche vostra segnalazione mentre parlo. Dicevo, sì, anche via Francesco Tedesco, Patrizio, su via Tedesco però c'è un progetto molto più importante e molto più ambizioso, un intervento più consistente grazie a un finanziamento regionale. Dicevo, sono molto contento della risposta che avete dato durante le festività, grande rispetto delle regole. Questo ci aiuta a riprenderci sempre in maniera più rapida una normalità che meritiamo, normalità che riusciremo a ottenere anche grazie al vaccino. Finalmente siamo partiti con le vaccinazioni, simbolicamente ieri si sono tenute le prime vaccinazioni, chiaramente effettuate sugli operatori sanitari, perché sono in questo momento la categoria maggiormente esposta al rischio. Personalmente io mi sottoporrò al vaccino. Rispondo anche a qualcuno che ha detto: sindaco, perché tu non lo fai del buon esempio? Ho detto che quando sarà, quando arriverà il mio turno, io ci sarò. Anche perché credo in questo vaccino, ho avuto anche un po' modo, l'altra volta c'è stata anche l'occasione per comunicarvi più o meno un po' come funzionerà il vaccino. C'è questa famosa proteina Spike che ormai è diventata molto nota, serve, magari non risolverà al 100% il problema del Covid, ma ci aiuterà e poi ci dà anche una speranza importante. Quindi appena arriveranno i vaccini, mi raccomando, poiché su base volontaria la vaccinazione, facciamolo tutti, così usciremo molto prima fuori dal tunnel. Casi Covid a Caserta, secondo quello che è l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale, ci sono 139 nuovi positivi su 1.262 tamponi effettuati, per un tasso di positività tra positivi riscontrati e test processati pari all'11%. Si segnalano anche 341 guariti e 14 deceduti, di cui due ad Aversa, poi un cittadino è morto a Calvi Risorta, Capua, Caiazzo, Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Marcianise, Piedimonte Matese, Ponte Latone, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria Vico e Sant'Arpino. Il maggior numero di nuovi positivi si è segnalato a Maddaloni con 13 nuovi casi e a Caserta con 11. Chiudiamo con il calcio, la Serie A è ferma fino ai primi di gennaio e in casa Napoli tengono banco le condizioni del nigeriano Victor Osimhen e il calcio mercato. L'attaccante ex Lille è pronto a rientrare, è stato previsto il rientro in città nella giornata di mercoledì e c'è un incontro con lo staff medico del club partenopeo per fare il punto della situazione. Quel che è certo è che il giocatore dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà rientrare in campo prima di una decina di giorni. L'auspicio del club è che possa ritornare per la trasferta del 10 di gennaio alla Dacia Arena contro l'Udinese. In ottica mercato, quattro situazioni spinose in casa Napoli, quelle riguardanti Milik, Maximovic, Isai e Llorente. Alla fine sono quattro situazioni differenti, ma che potrebbero avere un esito in comune, ovvero la cessione di tutti e quattro i calciatori. I due difensori sono a scadenza e nessuno ha voluto accettare la proposta di rinnovo del club di Aurelio De Laurentiis. Per quanto riguarda Fernando Llorente, ha richieste in Serie A da Sampdoria e Benevento. In notizia dell'ultima ora c'è l'interesse per Arkadiusz Milik dalla Spagna, con l'Atletico Madrid che avrebbe messo gli occhi sul centravanti polacco. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora al Prima TG delle 13.30. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.